E allora, voi come le chiamate questo tipo di paste? Ne abbiamo i picci, come fanno in Toscana, oppure gli strangozzi, come gli umbri, i lombrichelli, come si usa nel Lazio, o ciriole, come si dice in Umbria. Addirittura in Emilia-Romagna li chiamano gli strozzapeti, in Campania gli sciagliatelli, e ancora le orecchiette in Puglia, in Sardo credo gli gnocchetti, vabbè. Comunque la cosa è una, che la ricetta è sempre la stessa. Ma allora qual è però il segreto? Perché sono così famosi e perché poi sono tipici, unici di quel territorio? Pensate che acqua, farina e tanto lavoro di gomito. E allora presentiamo subito i primi, perché oggi c'è una vera e propria gara tra regioni. Abbiamo Fiorella Conca accompagnata da Marta, buongiorno. Possiamo dire veramente artigiani della pasta. Assolutamente. Dal 1976 addirittura, voi che fate le trofie, quindi siamo in Liguria. Giusto. Ecco, ma qual è il segreto? Il segreto in realtà non c'è, perché è una cosa semplicissima, acqua e farina. Noi mischiamo, posso fare l'impasto intanto? La farina, le farine, questa è una farina che si chiama granito, ed è un tipo la semola, spessa come la semola, ma di grano tenero, e un'altra farina che è al 00 classica. Mescoliamo un pochino tutto, mettiamo... Ecco, mentre inizi sì, a lavorare, sì. È una tradizione lunga, perché so che tu hai tua figlia. Sì, Marta. Ma non c'è solamente lei, no, vero? No, non c'è lei, c'è Tommaso e Veronica, c'è anche mia nuora. Anche la nuora? Anche la nuora, mia sorella, tutti. Quindi è riuscita a coinvolgere tutta la famiglia, ma li ha costretti con amore oppure... Con amore, con amore. Col mattarello. Dica la verità, che stava là, che diceva dovete imparare a fare la pasta. Le dico la verità, è che... Inizialmente sono partita sola, avevo 15 anni, poi nel tempo, i tempi erano quelli, nel tempo io ho fatto tutto quello che dovevo fare. Poi loro da grandi hanno scelto, ma hanno scelto loro dopo aver fatto un percorso, non lei ma suo fratello, un percorso, era geometra lui, Veronica lavorava in un altro posto, poi hanno deciso, no mamma, lavoriamo con te. Che bello. E questa è la mia grande gioia, perché... Tanti sacrifici. Ecco, però facciamo una cosa, sentiamo pure la figlia, se è così contenta, entusiasta. Diciamo di sì, alla fine... Diciamo. Sì. Inizialmente è stata difficile sopportare tutti i giorni, però ora ci siamo abituati, ecco. E allora, adesso colleghiamoci con Susanna Cutini, docente in cultura e politica alimentare all'Università di San Raffaele di Roma. Buongiorno, professoressa. Allora, buongiorno. Possiamo dire che questo è veramente un impasto semplicissimo, perché chi non ha a casa la farina, l'acqua, e chi poi non ha un po' di forza. Però se ci pensiamo, fa parte veramente della tradizione italiana, poi la possiamo chiamare come vogliamo, però è tipico di un territorio. Poi è vero che cambia anche la forma, poi cambieranno anche i condimenti. Sì, cambia la forma e cambiano anche i condimenti, però la pasta ha una storia importante, perché io vi faccio vedere, no? Pasta e pane, sono gli stessi ingredienti, farina e acqua, e questo però è il quotidiano, e questo della pasta è lo straordinario. Si faceva la pasta quando già avevamo tanto pane, quindi è sempre rimasta un qualcosa di straordinario, e quindi anche fin dall'antica Roma, dove si consumavano le lagane, ma erano ceti ricchi. Poi si va dal Medioevo, nelle corti rinascimentali, e sempre la pasta, però sempre come straordinario, veniva addirittura condita con lo zucchero, perché lo zucchero era una spezia, ma era un condimento, non la pasta che consumiamo oggi. Io ancora utilizzo, e poi lo zucchero lo utilizzo ancora io quando faccio pasta e pomodoro, ci metto quella puntina di zucchero che lo rende più dolce. Sì, che dice che si leva l'acidità del pomodoro, no? Ecco. Si dice poi pochi, qualcuno... È l'unica cosa che faccio da chef, metto un po' di zucchero così. Allora, adesso torno dalle professoressa, perché tanto devo andare a presentare anche l'altra regione. Allora, dalla Liguria passiamo a Lazio, arriva direttamente da Zagarolo, in provincia di Roma, Angela Fiorini, buongiorno. Buongiorno. Angela, anche lei da tantissimo che lavora la pasta, sì, quindi io. Che produce la pasta, però in questo caso lei che cosa fa? Oggi... Come si chiama? Oggi farò i lombrichelli. Lombrichelli. Che sono praticamente, è un po' come se fossero i fusilli, no? Fusilli? No, facciamo prima i fusilli, i lombrichelli li faremo all'ultimo. Ah, così sono diversi i lombrichelli dei fusilli? Abbiamo una sorpresa, sì, perché la lavorazione è diversa. Ok, e i fusilli come li fa però? Li fa sempre acqua e farina? Acqua e farina. Ok, allora mentre prepara, la sua storia invece qual è? La mia storia è una storia bella, semplice, e io... Ho un laboratorio di pasta artigianale giù a Zagarolo insieme alle mie figlie,
E l'abbiamo messo su da 18 anni. Piano piano le mie ragazze mi sono venute dietro, no? Nel senso che prima la grande è venuta la grande con me a lavorare, poi è venuta la seconda e da un paio di anni che è venuta anche la piccolina. E quindi mandiamo avanti questo laboratorio di pasta artigianale con amore, con passione e con dedizione. Ecco, ma le farine ad esempio adesso che utilizzate, che farine sono? Questa in questo momento è una farina zero macinata a pietra, però noi amiamo anche lavorare l'integrale, il farro, che sono comunque farine che fanno anche bene alla salute, no? Cioè cerchiamo di mangiare bene e di mangiare sano, quella è la cosa più importante. Ma è cambiato però negli anni, comunque sono cambiate anche le farine, nel senso che sì, una volta noi abbiamo facilmente diciamo acqua e farina e si lavora. Poi piano piano adesso però l'abbiamo fatto, ne abbiamo parlato anche ieri, i grani sono cambiati, quindi avete modificato anche voi il vostro... Sì, il modo di lavorare l'abbiamo cambiato, le materie prime, la ricercatezza delle materie prime è importantissima, quindi noi usiamo farine macinate a pietra e cerchiamo di usare grani di farine antiche, cioè in modo che comunque mangiamo sano, cerchiamo di non mangiare grani raffinati che comunque fanno male alla salute, perché sì, è vero, è più veloce da lavorare, però è pur vero che fanno, non fanno bene, insomma. Cerchiamo... Allora, a questo punto tornerei dalla nostra professoressa, da Susanna Cutini, perché ci siamo spostati, siamo andati dalla Liguria, siamo andati nel Lazio, la tradizione però, devo dire, è sempre quella, perché è sempre acqua e farina però, cioè l'abbiamo chiamato in un altro modo, la lavorazione anche però nell'impasto è quello, questo che forse è forte e rende anche unico il nostro paese. Assolutamente, ma io stavo guardando, qui sono in collegamento, anche le mani di quelle signore che stanno facendo la pasta, cioè sono quei gesti antichi tramandati, e abbiamo un esempio della madre e della figlia che poi si sono uniti, e questi gesti nel tempo cambiano solo al momento in cui io voglio dare una forma a una pasta piuttosto che un'altra, perché non dimentichiamoci che la pasta ha una forma e una sostanza, quindi la forma cambia, ma cambia anche la quantità di impasto che io vado a mettere, e quindi è un'arte, guardate, che con le mani, perché la pasta della signora che ligure e la pasta della signora del Lazio, se le si va a assaggiare, senz'altro con lo stesso impasto avranno un sapore diverso, perché il calore delle mani, il fatto di fare quel movimento darà a queste paste una personalità diversa, e quindi da regione a regione una pasta che cambia di forma, di sostanza, riesce ad essere un viaggio unico in ogni regione, come ogni campanile abbiamo la pasta. Ecco, professoressa, mentre sta parlando, accanto a lei c'è questa bellissima immagine con la nostra penisola, con la nostra Italia e i vari piatti. È anche vero che dobbiamo dire che adesso c'è anche un turismo legato proprio a questo, cioè spostiamoci, partiamo da Roma per andare in Toscana per andare a mangiare i pici, poi dici no, cambiamo idea, andiamo in Puglia, ci andiamo a mangiare l'orecchietto, oppure prendiamo l'aereo e andiamo in Sardegna per la fregola. Ecco, per dire questo, che cosa? Che ogni regione, ogni località ha il suo piatto tipico, ma come se quasi fosse proprio nato lì. Però è sempre pasta, c'è sempre acqua e farina con i vari condimenti. Ma l'Italia è l'unico paese così? Cioè che riesce comunque ad aver esaltato ogni piccola regione, calcolando che l'Italia è piccolissima rispetto al mondo. Sì, ma l'Italia è piccolissima rispetto al mondo, ma anche se la pasta e farina nel Mediterraneo, voglio dire, è antichissima questo modo di impastare, noi italiani con la nostra creatività, con la nostra fantasia, siamo riusciti a creare 300 tipi di pasta diversi, quindi ne potremmo mangiare volendo uno al giorno, e con questo abbiamo scoperto ogni territorio ha il suo condimento, perché ci siamo serviti dei prodotti che ci serviva quel territorio, anche le farine, la signora prima ligure ha detto che ha usato una tipologia di farina, quindi anche le farine, se vengono macinate in un modo, se giustamente ha anche la tipologia di grano, cambia il nome. Ecco, diciamo che c'è un gran recupero anche delle materie prime, perché se io faccio una cosa semplice, farina e acqua, se non è buona la farina, cioè ovviamente avrò un prodotto mediocre, però anche i condimenti hanno la loro identità territoriale. Allora, professoressa, non so se vedeva mentre stava parlando, c'era Fiorella che stava cercando di insegnarmi a fare sì. Ecco, sta provando. Iniziamo allora. Noi avete fatto bene l'impasto, sì. Ci mettiamo la farina perché sennò dopo c'è un po' di umidità. Allora, dal medio, la pallina, la portiamo sul palmo, dal palmo la portiamo sulla
sul mignolo. Ok. Su, giù. Ok? Su, giù. Sembra facile. Okay. Sembra facile. Allora, prendiamo un po' di farina. Ok. Allora, quindi da qui. E guardami, guardami se lo sbaglio. Scusa. Allora, da qua vado su. Benissimo. Su. Vai bene sul palmo e torna indietro. Vabbè, dai. Bravo. Ecco, è praticamente impossibile. Allora, no, allora su. Su. E poi sul, e poi sul palmo, okay. E arriva sul mignolo. Vedi che anche a me è successo. Mi fai vedere come lo fai, Marta? Marta, vediamo Marta, Marta. Marta com'è? Ah, pure tu, è complicato però. Siamo all'inizio, siamo ragazzi, agli inizi. 20 anni. Non è semplicissimo. No. Allora, abbiamo capito che qua già ci vuole un'arte per poterlo fare. Spostiamoci, forse col ferro siamo un po' più fortunati. Allora, prendiamo il ferretto, sì. Prendiamo l'estremità della pasta, sì, che abbiamo arrotolato, come puoi vedere, un po' sottile, sì, e giriamo lentamente. Ma questo mi sembra più semplice. Poi prendiamo e tiriamo fuori. Okay. Ecco qui. Posso provare? Sì, sì, assolutamente. Okay. Allora, questo ferretto quanti anni ha? No, perché magari... Questo parecchi. Quelle cose che si tramandano, tradizioni. Io avevo nonna che faceva la pasta, quindi da bambina questa pasta... Allora, facciamo così. Ok. Lo allunghiamo. Facciamo. Questa la possiamo fare ogni giorno, ci prendiamo il nostro tempo. No. Okay. Che è bello fare che questo. Che bello, mettersi vicino, guarda. Okay. Intanto, ecco, aspetta. Tagliamo a metà, giusto? Perché vai, fallo un po' più sottile se un puoi. Un po' più sottile. Se no, okay. Poi prendi il ferro. Il ferretto. Ok. Inizio. Ok, all'estremità lo avvolgi te con il dito, ti aiuti. Ok. E poi piano piano giri il ferretto. Gira. Ok, e passi la manina, la stendi, bravo. Sei bravissimo. No, ma che sono bravissimo, non mi chiameranno mai per un programma televisivo di cucina. Guarda. Sì, sì, eccolo, bravo. Sei bravissimo. Ecco, gira, okay. gira, più gira. O meno. E poi lo andiamo, ecco. Allora, professoressa. Che dice? No, sia sincera. È bravissimo. Questo ci fa capire che guarda questa che tradizione... Che complimenti. Questa tradizione del fare la pasta, se la nonna della signora non l'avesse tramandata alla mamma e la mamma non l'avesse tramandata alla signora, capite che si sarebbe persa. E questo è un vero e proprio, un proprio patrimonio. Voi pensate, no? Dall'altro capo del mondo, i ristoranti in America hanno messo in vetrina le sfogline a fare la pasta, perché questi gesti sono inconsueti per noi, sono quasi una normalità perché le vediamo dalle nonne, dalle mamme. Ma nell'altro capo del mondo li mettono in vetrina perché sono un patrimonio e rendono unico la pasta, ogni pasta, la sua diversità. E quindi immaginate anche i condimenti, come abbiamo detto prima. Ecco, ed è convivialità. Tra l'altro oggi però la tecnologia ci ha anche aiutato, perché invece di star qui con il ferretto, con le dita e lavorare, diciamo che ci sono quei macchinari che producono molto più velocemente questa pasta. Però le voglio chiedere, al gusto cambia? Professoressa? Al gusto è... Allora, forma e sostanza. Se una pasta... Io adesso vedo che fate quelle... come si chiamano, ha detto, le tro... No, gli umbicelli, come... Queste sono, queste come si chiamano? Fusilli, ah, questi fusilli al ferretto. Al ferretto, fusilli al ferretto. I fusilli al ferretto. Allora, il fusillo al ferretto, sì, sposerà bene un condimento anche con la carne, perché si andrà, quindi un bello corposo, perché se noi mettiamo pasta e farina, come ho detto, acqua e farina, cioè non hanno una grande personalità, io le dovrò sempre sposare con qualcosa che gli dia personalità, quindi anche con un ragù. Ma poi è il gusto, i veri intenditori di pasta la consumano anche con il filo d'olio del territorio e con il formaggio. Quindi i condimenti, poi si torna lì con le verdure, con la stagionalità. Allora, intanto questo vedi, bisogna mettere anche la farina e bisogna toglierlo abbastanza velocemente, perché altrimenti se no accade quello che è successo a me, che si incolla il tutto e poi non viene via. Allora, però le trofie noi le andiamo a condire con che cosa poi? Perché vedo che lì c'è del pesto. Eh beh, certo, la trofia va assolutamente al pesto. Pesto. C'è qualcuno che fa qualche tentativo ma bocciato assolutamente. E pesto con aglio. Pesto con aglio, quindi se volessimo mangiare le trofie solamente col pesto con l'aglio. No. E invece i fusilli con che cosa? I fusilli semplicemente, velocemente, li facciamo con pomodorino, aglio, olio e pomodorini al volo, e mentre che bolle l'acqua per cuocere i fusilli è pronto il sughetto. Wow. Grazie per questa bellissima lezione che ci avete dato questa mattina. Allora, grazie, ringraziamo
Angela Fiorini, grazie per essere stata con noi. Grazie. Fiorella e Marta, salutate anche i vostri componenti, allora, la vostra squadra. Professoressa Cutini, grazie. Grazie a voi e complimenti, perché sono queste signore hanno dimostrato che effettivamente l'artigianalità è un patrimonio dell'Italia, in questo caso della pasta fresca. E dobbiamo difenderla. Allora avete capito che comunque io il cuoco non lo potrò mai fare, meglio fare il conduttore. Sì, però sì, forse qualcos'altro lo potrei fare.